cinghiere si slancia il tricolore. Gli fanno eco i colori di Catania. I muratori di solito issano la bandiera sul tetto finito. Oggi ne fregiano ogni balcone perché hanno terminato un intero villaggio che il ministro Mattarella è venuto ad inaugurare. Dovunque si vada si incontrano, qui siamo a Palermo, nuovi quartieri. Pareri degli inquilini. Quante camere ha, signora? 4 stanze, bagno, corridoio, cucina, una stanzetta. Quanto paga? 14.000. Si trova bene allora? Benissimo, mi pare di stare sempre perché c'è tua. Le madri si affacciano, ma non più per darsi l'appuntamento alla fontana. Gli acquedotti portano in casa l'ospite viva, la linfa del benessere. Come faceva questa gente prima? Si immagina che prima della costruzione di questa centrale di sollevamento la gente era costretta a fare chilometri e chilometri per rifornirsi d'acqua. Ora con la realizzazione dell'acquedotto che fornisce l'acqua a Gela e a Vittoria, comune per complessivi 100.000 abitanti, l'acqua arriva abbondantissima, l'anno giorno e notte, con erogazione continua nelle 24 ore. I muli che faticavano a portarla verso aride contrade oggi sono invitati a bere. E nei parchi pubblici, che qui si chiamano ville, zampillano fonti, nuotano i cigni, magici e fiabeschi. Acque decorative e acque utilitarie. Questo canale irrigherà la piana di Gela. La bonifica è uno dei problemi capitali che la Sicilia odierna sta risolvendo. Le dighe in costruzione e quelle costruite rimarranno tra i monumenti moderni dell'isola. La Sicilia deperiva un tempo non già perché arida, ma perché le sue acque spesso alluvionali non erano disciplinate. Ora scorrono verso i campi. L'isola torna ad essere uno dei granai d'Italia. Villaggi rurali risuggellano l'amicizia dei contadini coi campi. A Contessa Entellina sentiamo le tappe raggiunte, le speranze che autorizzano. 5 anni fa qui che cosa c'era? 5 anni fa qui non c'era niente. Ora siamo riusciti a fare una trasformazione dove seminiamo grano, fave, un po' di foraggio e abbiamo iniziato il vigneto. Noi non siamo i contadini di ieri, sentiamo la necessità di fienili, stalle, pollai e anche di mezzi di comunicazione. Intanto, grazie all'intervento dello Stato e della Regione, la rete delle strade nuove o rifatte si arricchisce di centinaia di chilometri e sono belle per opera dell'uomo, stupendamente paesistiche per privilegio di natura. Si cammina meglio anche tra i paesaggi cittadini, via Etnea, Catania è tornata all'altezza della sua fama. E a Palermo l'ammirazione per la storica capitale si mescola al piacere di sentirsi in una moderna metropoli. Ma per i turisti che della Sicilia cercano i paradisi, Taormina per esempio, ci sono i nuovi villaggi dove l'intimità della vita di casa si unisce alla comodità della vita d'albergo. Quanto agli alberghi veri e propri, ormai l'isola è attrezzata per fare onore alla sua ospitalità. A Messina, come dovunque, le finestre incorniciano le più belle vedute del luogo. Ritrovi e pasticcerie servono le loro specialità famose tra nitide decorazioni moderne. Si sono messi a viaggiare anche chicchere e bicchieri, come si sono messi a correre gli elettrotreni, da quando l'energia sta adeguandosi al fabbisogno, come ci illustra il dottor Messina Dellese. Pensi che pro capite si aveva una disponibilità annua di appena 65 kWh, rappresentanti circa il settimo della media nazionale. Ed inoltre allo scopo di dare nella stagione estiva alle nostre terre City Bond l'acqua necessaria alle varie culture. Bilancio delle opere compiute in questo campo. Oltre i 2 bacini montani che vogliono dire energia e irrigazione, 3 centrali idroelettriche, un grande elettrodotto. L'energia sta arrivando dappertutto. Le notti siciliane sono più luminose. Le vie della città sembrano scrigni di gemme variopinte. Ma ogni conquista di un vivere più felice qui si accompagna con una conquista di ciò che ne è base e garanzia, il lavoro. La Sicilia sta camminando a grandi tappe sulla via di una moderna civiltà industriale. Operai specializzati formano le maestranze locali. Anche le donne conoscono una nuova sorte. Nell'ora di pranzo varrebbe la pena di ascoltare i loro discorsi di fabbrica, fiduciosi e positivi. E all'uscita camminano franche, senza più lo scialle nero che usavano fino a ieri per andare al lavatoio o a servizio. La disoccupazione si va gradualmente riducendo, ma cantieri e opifici non garantiscono soltanto la libertà dal bisogno. Negli spogliatoi gli accurati impianti per le abluzioni e le docce rinfrancano il rispetto per la propria persona, danno un più ottimistico amore della vita, le mense di fabbrica sono cordiali come un circolo ricreativo. Per quelli che tornano in famiglia, l'abbraccio al più piccino è condito dagli appetitosi aromi che vengono dai fornelli. Anche questi sono piccoli operai. I bambini vengono a scuola di loro iniziativa, non hanno bisogno più di quelle costrizioni come una volta. Noi maestre
Pertanto sentiamo il bisogno di avere quei sussidi didattici che non possono mancare nella scuola. Vogliamo creare un ambiente accogliente per gli alunni, dato l'interesse che loro mostrano. Ogni centro rurale ha ormai la sua scuola, mentre comuni e città gareggiano nell'erigere bellissime scuole elementari. L'amore dei figli è tra i primi connotati dell'anima siciliana. La regione siciliana ha fatto suo questo amore e prima di tutto ha pensato ai ragazzi, fin da quando negli asili inaugurano il loro cammino di piccoli uomini, in giro tondi scanditi dal canto dei loro fratellini più grandi. La ginnastica non è più la cenerentola delle materie. Qui per fortuna ci sono i cortili, dove si aiuta lo sviluppo della mente attivando la vitalità. E gli istituti professionali sanano la vecchia frattura tra scuola e vita. La Sicilia è in piena rinascita, ha bisogno di gente qualificata in tutti i campi, dall'ufficio al laboratorio, alla bottega artigiana, alla piccola e grande industria. Oltre alle materie di cultura generale, impariamo pure a ricamare, a cucire, a tagliare. Impariamo lavori di maglieria a mano e a macchina e pratichiamo anche lo sport. Che si giochi a pallacanestro è quasi un simbolo. Ci si allena a cogliere nel segno e ogni punto è una vittoria per tutti quando un paese sta andando avanti. Domenica, nonna stai tranquilla, mamma arrivederci. Sta scomparendo da questo paese meridionale la cosiddetta malinconia del sud. Ecco due che si preparano in tempo per lo scooter di domani. A questi bambini parla quasi storia antica quella di una Sicilia in abbandono. Oggi, anche per le sorti dell'isola, è cominciata la bella stagione, simile a quella che abita perennemente i suoi cieli. E lungo le vie di Palermo trionfa in una gloria di corolle. È il corso dei fiori. Un meraviglioso scenario si svolge davanti al Politeama. Genova ha mandato una caravella alla Cristoforo Colombo. C'è veramente una nuova Sicilia da scoprire, fedele alla poesia del passato, quanto è più certa di avere per sé il domani. Un modo veramente augurale di festeggiare l'ottavo compleanno della regione. Il cinema ha mandato alcune stelle. Novi Ligure mette in musica la gioia della giornata con Rumpe Stretta e il timir dei tamburelli, a cui fanno eco quelli siciliani dei danzatori di Tarantella. Stasera, all'Opera dei Pupi, vincerà come sempre il paladino Orlando. Anche la Sicilia sa vincere nei moderni tornei del lavoro. Ha imparato il tuo segreto, paladino Orlando.